Do ora la parola al giudice. Ringraziamo comunque, rimanete qui anche voi e sentiamo. Prego, giudice. Allora, buongiorno a tutti soprattutto e buongiorno agli allevatori che come sempre con grande passione, con grande abilità e con grande preparazione presentano questi animali all'interno del ring. Erano tanti, avete visto, ho dovuto fare delle scelte. A Valgoglio. Bene, continua la valutazione da parte del giudice. Canti per favore, ehi ehi ehi, muoviamo i primi tre classificati. Allora, questo è un ottimo animale classificato al primo, perché? Allora, come vedete è il più sviluppato della categoria, perché quando li ho fatti anche camminare vicini, vedete un animale lungo, una bella ampiezza, un'altezza toracica, soprattutto se l'allevatore gli alza un po' la testa, ecco, vedete come cambia l'animale in base alla presentazione. Però una caratteristica particolare, è un animale, se volete, fine, vedete le ossature, sono è meno grossolano rispetto al secondo e al terzo, sono ottimi animali anche il secondo e il terzo. Il secondo un po' meglio per gli appiombi posteriori, se vedete quando cammina, e questo si vede molto in movimento, il terzo animale chiude un po' la parte posteriore. Comunque anch'essi ottimi animali, a completare anche gli altri in questa categoria, sempre, mi ripeto, tanti e ottimi animali. Vai speaker. Bene, allora muoviamo il primo, il secondo, il terzo, il quarto animale, così vi faccio un commento, ovviamente uno dietro l'altro. Primo animale è nettamente il migliore, lo vedete, no? Ha una capacità toracica continua con una linea dorsale rettilinea, la groppa è una continuazione della linea dorsale ed è molto larga, mi sono già ripetuto, la groppa deve essere poco inclinata e larga e ha degli appiombi poco portati correttamente, sia quelli posteriori molto importanti, vedete quando cammina non stringe, e l'articolazione del pastorale, la caviglia per usare un termine noto a tutti, non cede per niente. Al secondo posto un animale leggermente più stretto e leggermente meno alto, continua a camminare, è leggermente meno alto al garrese. Il terzo animale più spiovente, il quarto animale è un ottimo animale, però ha un leggero piccolo difetto, vedete quando cammina l'articolazione del pastorale cede un attimino, non è un difetto grave, ma quando bisogna andare verso una certa eccellenza anche le piccole imperfezioni sono importanti. Grazie mille, un bel applauso a chi è presentato. Diciamo due parole. Allora, cos'è importante? Che l'animale abbia questa capacità toracica larga, più larga è meglio è, la linea dorsale da qua a qua deve essere più rettilinea possibile, non deve essere né insellata né ingobbita, deve continuare con una groppa, la groppa meno inclinata è meglio è una questione di geometria. Se vi ricordate, siamo tutti degli ingegneri, abbiamo studiato qualcosa, un segmento, se è così la proiezione è larga, se è così quanto rimane qua sotto è più stretto, quindi più largo è meglio, perché sotto ci deve crescere una mammella, gli appiombi devono essere portati correttamente, non deve cedere la caviglia qua, e deve essere la proiezione in questo senso più perpendicolare possibile, se stringe è un difetto. In questo caso ho visto un po' la razza, questa razza orobica, che comunque è una razza molto importante in regione Lombardia, è la razza autoctona più diffusa in regione Lombardia, questo non è il periodo che c'è la mammella, ma se si dovesse fare graduatorie di altre razze dove c'è anche la valutazione della mammella, si va a vedere gli attacchi, la proiezione dei capezzoli, il legamento che sostiene. Oggi ovviamente non è il caso di andare a valutare questa mammella, questo è quello che bisogna vedere
per avere degli animali validi, importanti e degli ottimi riproduttori nella propria stalla. Vai pure al posto e cominciamo con la graduatoria finale. Devo dire che in 9 anni ne avete fatta di strada, siete stati veramente bravi, professionali, capaci, organizzativi. Possiamo dire che oggi Valgoglio è la capitale della Lombardia, in quanto da più parti, da più regioni sono venuti. Veramente un plauso ai ragazzi che hanno organizzato, agli sponsor che hanno creduto, il comune che ha fatto un grosso applauso a questi ragazzi. Oh, non è così facile inventarsi una manifestazione e farla crescere in maniera esponenziale. Mi auguro che abbia lunga vita, che diventi da un hobby anche una professione per i ragazzi. Abbiamo visto che i ragazzi Valgoglio hanno vinto da altre parti. Se vince qualcuno qualche volta anche da altre parti di Valgoglio, siamo sportivi e accettiamo. Complimenti a tutti e buona giornata. Grazie sindaco di Valgoglio. Muoviamo i primi 4 animali e facciamo il commento a questi 4 animali. Il primo, muovi anche il tuo. Il primo, a me questo animale piace molto. Poi vabbè, ha vinto anche settimana scorsa, quindi ho cercato di farlo perdere oggi, ma non ce l'ho fatta. È veramente un animale notevole, vedete, ha un notevole sviluppo e ricorda un po' la capra della seconda categoria, però non è un animale grossolano, è un animale fine. Quindi le capre, animali femminili, dobbiamo ricercare lo sviluppo e non la grossonalità. Il secondo animale, anch'esso leggermente più corto a livello di linea dorsale, c'è una leggera insellatura. Il terzo animale, notevole anche questo, una groppa un pochettino più piovente. Il quarto animale, una groppa molto larga in questo caso, ma un'altezza carese insufficiente rispetto ai primi 3. Grazie e proseguiamo. Un po' indeciso, poi ho, mettendoli, facendoli girare molto vicini, ho deciso in questo modo. Primo animale completo, molto largo, un po' più corto del secondo, se continui a farlo girare. Il secondo ha un po' stringe gli acchiombi posteriori, vedete quando cammina stringe un attimino le ginocchia, diciamo così, dalla parte posteriore. A completare il terzo animale, ottimo, leggermente inferiore per sviluppo, ovviamente anche qua è una prima categoria, animali molto giovani devono ancora farsi, quindi può darsi che questo animale nei prossimi anni potrà ancora recuperare rispetto ai primi 2. Per ora li ho visti così. Tutti dove andate, quindi anche abbiamo parlato della fiera di Ardesio che ci sarà ai primi di febbraio, quindi tanti auguri e anche per la fiera di Ardesio. Torniamo a Valgoglio perché oggi siamo a Valgoglio. Ottima categoria, veramente animali notevoli, si vedono. Forse è anche forse il commento del giudice in questo caso, anche in altri casi è. Boh, forse non serve, muoviamo i primi 4 animali anche in questo caso. Questi animali uno dietro l'altro si convincono da soli, vedete, sono animali potenti, quindi animali notevoli che hanno un ottimo sviluppo a pieno della razza orobica, e poi hanno le solite caratteristiche, muove anche il tuo. Linea dorsale, vedete, sono tutti animali con una perfetta linea dorsale, camminano tutti decisamente bene, hanno delle larghezze toraciche notevoli, quindi sono animali che sicuramente trasmetteranno alla propria prole, ai propri capretti che troveranno in stalla, queste caratteristiche di veramente notevole selezione di questi animali. Andiamo avanti, grazie mille a tutti e vaglia dietro. Era forse il caso di fare 2 primi posti, 2 esequi, perché vedete questi 2 animali, che dire, ottimi, belli, hanno tutte delle caratteristiche ottimali. Ho deciso, vabbè, il primo è il campione, sul campione di riserva per la groppa, il secondo è un pochettino più piovente, però sono animali notevoli tutti e 2. Terzo, molto bello, alto, lungo. Peccato che quando cammina stringe un po' la parte posteriore,
e per un riproduttore un becco, questa è una caratteristica fondamentale, ma eccezionale anche questo soggetto. Veramente complimenti a chi ha presentato questi animali e anche gli altri che completano la categoria. Gruppo, quindi oltre a valutare le caratteristiche dei singoli soggetti, dei singoli animali presentati all'interno del ring, è anche da considerare, anzi è molto importante, l'omogeneità, nel senso magari uno ha un animale, due, bello, sono tutti validi, però estremamente valido, però è il gruppo in questo caso che io devo valutare, quindi è un po' una rappresentanza. È una categoria di gruppo, il gruppo deve essere omogeneo, non solo nel mantello, visto che la razza aerobica, a differenza di tante altre razze, non è a monomantello, il mantello può essere differente, però come struttura, come caratteristica degli animali. I primi, vedete, sono animali molto simili uno tra l'altro, sviluppati, buona linea dorsale, a pioppi portati correttamente, un po' più alti del secondo gruppo, e il secondo gruppo degli animali leggermente come linea dorsale più lunghi del terzo gruppo, non su alcune capre, perché ad esempio questa è una capra notevole, che è quella che ha vinto la categoria precedente, e solo che, come ho detto, bisogna guardare il complesso del gruppo presentato all'interno del ring da ciascun allevatore. Grazie, e credo siamo arrivati. Bene, adesso è un momento un po' importante, magari facciamo passare, perfetto, la musica, perché siamo arrivati al momento finale. Allora, queste sono le quattro femmine vincitrici nella loro rispettiva categoria e i tre maschi vincitori nella loro rispettiva categoria. Inizierò a fare una prima prescelta per vedere quelli che potrebbero essere gli animali che vanno al titolo di miglior capra e miglior maschio di questa rassegna Valgoglio 2018. Allora, ho fatto una prima scelta e poi mi accingo a proclamare i due campioni. Visto che è l'ultima volta che parlo quest'anno alla fiera di Valgoglio, volevo ovviamente ringraziare tutti quelli che hanno permesso questa ottima manifestazione, a cominciare dagli allevatori. E come ho detto prima, è la prima volta in un ring grande che mi tocca fare quattro categorie, e quindi questa è la dimostrazione del vostro impegno, del vostro costanza nel frequentare queste rassegne. A chi ha organizzato, il comune, la comunità montana, il gruppo di allevatori, quindi un grosso ringraziamento anche a loro, perché senza questi binomi, organizzazione e allevatori, è difficile fare le fiere. Devo confessare che ho trovato degli animali ottimi, niente da dire, mi sono già ripetuto qualche volta, e in certe occasioni magari mi sono trovato anche un po' in difficoltà a redigere le classifiche, che non è stato sicuramente facile. Avrò scatenato polemiche immense, perché ovviamente ogni allevatore pensa che il suo animale è un pochettino più bello dell'altro. Poi tocca sempre al giudice prendersi la responsabilità, ma quello che ho detto prima, queste rassegne secondo me sono molto importanti per proseguire in quello che deve essere il miglioramento della razza e dei singoli allevamenti. Importante anche la graduatoria, vista la passione soprattutto della razza aerobica. Quest'anno ho fatto tante fiere della razza aerobica, che penso sia forse l'unica razza che c'è ancora voglia di mettersi in gioco e di continuare. Quindi grazie a tutti, un bel applauso finale, e mi accingo a proclamare i campioni. E scatta l'applauso, vedete, è il gesto, la stretta di mano tra il giudice e i vincitori, perciò
E naturalmente l'applauso va anche a tutti gli altri allevatori che si sono messi in gioco per questa finalissima, questa incoronazione del re e della regina. Allora, per quanto riguarda il re, vince Chioda Christian, e per quanto riguarda la regina, Maroni Walter.